può fare il punto sulla vostra vision del mercato fotovoltaico attualmente in prospettiva? Ok, buongiorno innanzitutto. Sì, la situazione purtroppo per quanto riguarda il mercato italiano, come sappiamo, non è sicuramente delle più in questo momento promettenti, però siamo molto fiduciosi negli sviluppi che speriamo arriveranno a breve e poi siamo comunque come sempre molto attenti a quelle che sono le dinamiche internazionali, per cui mercati emergenti, mercati che in questo momento stanno ancora sponsorizzando il fotovoltaico nella maniera che appunto si richiede, e quindi siamo molto positivi, siamo anche consci che il momento appunto debba richiedere un'attenzione particolare e quindi misure nell'ottica di nuove tecnologie, nuovi approcci, nuovi mercati per appunto mantenere la nostra posizione di leadership che ci siamo guadagnati negli anni. Come sono in dettaglio le strategie che intendete mettere in campo per i prossimi mesi, eventualmente per un periodo di tempo più lungo? Ma allora, in pratica le ho un po' accennate in questo senso. Noi dividiamo il nostro approccio al mercato forse in due filoni distinti. Uno sono i mercati nuovi, i mercati emergenti, l'altro sono invece prodotti innovativi e prodotti che rispondono a nuove esigenze dei mercati attuali, per cui stiamo lavorando su entrambi i settori, siamo focalizzati, ripeto, in tutto quello che può risultare interessante e importante per lo sviluppo del fotovoltaico, e queste sono appunto le attività più importanti che stiamo portando avanti in questo momento. Come si inseriscono le sinergie con altre tecnologie, per esempio la parte di energy storage, dalla parte delle vostre strategie e anche dalla parte dei prodotti per l'immediato futuro? Ma allora, questo innanzitutto, qua abbiamo la possibilità di vedere il nuovo oggetto che noi stiamo lanciando per quanto riguarda la possibilità di linkare la produzione di energia fotovoltaica con l'accumulo dell'energia stessa. E questo è un settore su cui stiamo in questo momento puntando moltissimo, perché sappiamo che rivoluzionerà un po' il concetto della produzione e della gestione di energia a livello distribuito. Abbiamo in questo momento un'applicazione che è questo React, un oggetto da 4,6 kW che verrà lanciato nei prossimi mesi, nella fine del 2013. E quindi questa è una delle applicazioni, ma poi ce ne sono tante altre che spazieranno a sistemi di gestione di carichi in maniera intelligente, quindi un'attenzione verso quelle che saranno poi le smart house oppure le smart grid. E di contro poi invece stiamo analizzando in maniera molto attenta anche quelle che sono le necessità di applicazioni più importanti, cioè più grandi. E in questo momento mi sto riferendo all'utility scale, quindi parchi molto grandi dove in maniera diversa però la possibilità e la necessità di accumulare energia, di gestire l'energia in una maniera più intelligente si fa sempre di più sentire come una necessità. Anche quello è un settore in cui stiamo lavorando.